Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata dell'Ombra di Mordor, della Terra di Mezzo. D'accordo? Allora, nell'ultima puntata ci eravamo fermati qui. Sono le creature della notte. Esatto, e avevamo tentato di fare questa missione, però purtroppo non siamo riusciti a passarla la prima volta. Nell'ultima puntata comunque la cosa importante che è successa è che siamo passati in Nel questa nuova della zona. Bestia, la segretezza è la mia arma. E questa nuova zona è completamente inesplorata, tolto per una torre della fucina che abbiamo sbloccato poco fa. Se non per quello, è tutto ancora da fare. Quindi è una terra vergine, diciamo. E questa è ancora parte della missione che stavamo facendo. Posso nascondermi restando in alto. Devo stare molto attento, purtroppo. Piano. I ghoul temono il fuoco e la luce. Se dovessero circondarci, queste fiamme ci farebbero comodo. Sto facendo silenzio, ragazzi, perché sono molto concentrato nel cercare di non farmi scoprire. Prettili elfici al massimo. Ora la via è qui. Piano. Ok. Siamo arrivati qui. Bene. Allora, adesso la cosa che devo capire è come faccio a passare di là senza essere visto. Mi sembra un tantino difficile. Piano. Ok. Bene. Piano. Che rischio che ho corso. Quanto diavolo dura questo cammino. La stanza del tesoro, che il cimelio sia qui. Intanto c'è questa. Carandol. E se volete leggere la descrizione è qui. Andiamo sempre circospetti. Eccoci qua, fatto. Forgiato dall'oscuro signore e coperto dal sangue della mia famiglia. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra di mezzo. Gondor, cos'è quella creatura? La matriarca Ghoul. Allora, le matriarche ghoul sono gli esemplari più impegnativi della loro specie. Reagiranno ai tuoi attacchi, quindi devi schivare rapidamente. D'accordo, vediamo come reagisci a questa, tanto per cominciare. Molto poco. Oi. Va bene. Ah, ecco come funziona. Oi.
che di noi non resteranno solo ossa. Ok. Vai, vai, la matriarca è quasi andata. Adesso, aspetta. Qui. No, no, dai. Fuoco. Lì. Così. Esatto. Perfetto. Va benissimo. E adesso sì. Se i precedenti sono veri. Oh oh. No, ok, è chiaro. Fuggiamo da questa oscurità. Questi fuochi li fermeranno. Ops, forse non dovevo scendere qui sotto. Wow. L'entrata è vicina. È così la nostra fine, se non ci arriviamo in tempo. Ah, dannazione. Interrompe proprio adesso. Aiuto. Dai, levati. Ma dannazione. Dai. Dai. Quanto odio quando si bloccano senza motivo delle situazioni. Dai che ci siamo. Peccato concludere la tua carriera nella pancia di un ghoul, eh? Sono Thorvin, il cacciatore. Scommetto 10 pinte che ti sei preso il tesoro che cercavo. Ti sono molto grato dell'aiuto, ma non basta ad accordarti i diritti di proprietà. Tienilo! Ho trovato qualcosa che vale molto di più. E sarebbe a dire? Un nuovo compagno di caccia. Quello che cacci non mi interessa, Mastro Nano. Anche se ti conduce allo scalpello che appartiene a quel martello? C'è un'esca per ognuno di noi. E si dà il caso che la tua sia vecchissima. Beh, se mai ti andasse di cacciare, sono accampato qui vicino. Prova il nano. D'accordo, eccoci qua. Finalmente abbiamo finito questa missione. La tua visione, Celebrimbor? Matriarche Ghoul, questa è l'annotazione se vi va di leggerla. Usai i suoi insegnamenti per forgiare i 3 in segreto. Acqua, aria e fuoco. Ok. Ora c'è una novità e sono esattamente... Ah no, pensavo fossero 2. C'è una missione secondaria. D'accordo, e possiamo fare il viaggio rapido fino a qua, giustamente. Se non sbaglio però avevamo trovato un... scusate, avevamo sbloccato un punto abilità. Fatemi un po' vedere se è veramente così. Armi e rune, intanto probabilmente... Esatto, furore della natura. Me la tengo, ma soltanto per questo momento. Potenziamenti, esatto, proprio quello che pensavo. Beh, prosciugamento furtivo facciamo adesso. Purtroppo c'è da dire che le cose che stiamo sbloccando adesso sono un tantinello meno utili. Però, dai, lo diventeranno di più col passare del tempo. Bene, torniamo a noi.
la missione principale è proprio qui dietro e procediamo, direi, perché è una zona completamente nuova, ci aiuterà a iniziare la storia e a iniziare l'esplorazione. Fermiamo lo schiavo! Allora, tanto andiamo qui. Andiamo alla missione principale. Scopri cosa sa la regina Marwen del potere dello spettro. Tieni. Grazie. Ho trovato il martello di Mithril. Puoi dirmi perché alla mia anima è stata negata la morte? Sei stato vittima di un sacrificio di sangue. Come posso liberarmi? Distruggi la bandiera e i suoi seguaci e prenditi Mordor. Gli uomini di Gondor non mi aiuteranno. Non ti servono. Il tuo potere ti procurerà alleati, volontari o meno. Un esercito di orchi. Come? Come posso fare? La risposta è nella fortezza qui vicino, ma ciò che cerchi non rimarrà lì a lungo. Ok, piuttosto Marwen criptico. Marwen consiglia rapidità. Il futuro va compiuto. Ok, ho una missione a tempo, anche se non ho ben capito. Vabbè. Allora, missione a tempo. Di qua, diretti. E io ho come l'impressione che stiamo per sbloccare un nuovo potere. E la cosa è molto interessante. Vediamo se... forse sto sbagliando qualcosa. Dov'è che devo andare però? Dov'è il punto? È qui. È qui e allora forse sto sbagliando strada. Decisamente. Saltiamo da qua. Perfetto. Questa nuova piantina può sempre essere utile. Orca Marth. E se volete leggere la descrizione è qui. Allora siamo vicini. Ormai il babbro non fa altro che riparare armi vecchie. Quel globo dovrebbe impegnarsi. Altra piantina. Nuove, durino di più. Forse dovremmo affilare le nostre lame sulla sua pellaccia. Ops. Piano. Piano, piano, piano. Ops. Mi stavano quasi per trovare. Veloce, 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 veloce. Ok, siamo arrivati. Ci è mancato poco. Non è loro che cerchiamo, ma ciò che portano. Voglio salvarli comunque. Non farti accecare dai sentimenti. Secondo la regina, la chiave per ottenere un esercito di orchi è in questa fortezza. Marchiando quegli arcieri potremmo formare un esercito e salvare quegli uomini. Abilità sbloccata marchio. Esatto, è quello che pensavo. Allora, mentre prosciughi i nemici, ora applichi anche il tuo marchio, facendoli diventare tuoi seguaci. Per marchiare i nemici, marchio. Tieni premuto B
Marchio furtivo, tieni premuto RT, tocca B. Marchio di combattimento, abilità, premi A più B con una serie di colpi caricata. Ok, chiaro. Benissimo, marchia gli arcieri senza farti scoprire. Marchia gli arcieri in meno di 3 minuti. Attiriamolo un po'. Laggiù qualcosa si è mosso. Ora mi appartieni. Mi inchino a te. I uomini di Gondor sono un flagello. Questi mostri. Mi sembra molto buona questa cosa. Ma ora basta! Ora ce le riprendiamo! Mi fai tirare su? Oppure no? A quanto pare no. Sento cose che non esistono. Ok. Marchio furtivo, anche questo. Sarai assoggettato col terrore. Molto bene. Sono pronto a morire. Molto bene. Allora. Mira la luce dei miei occhi. Contempla le fiamme blu che ti salveranno. Guardate questi uomini venuti a massacrarci. Ma l'era degli uomini è finita! Invoca Marwen, regina della riva. Lei ci vendicherà. Ok. Mi stava per trovare. Se volete vedere quanto sanguinano, siete al posto giusto. A posto. La mia vista penetrerà la tua volontà mortale. Lasciati condurre dall'argento. Forse che ci siamo quasi. Esporre le loro budella al sole. Spaccale in due. Scruta la fiamma se desideri la redenzione. Perfetto. Allora, attiva i tuoi arcieri marchiati. E si fa così, seguimi, giusto? Seguimi. E elimina tutti i nemici. Perfetto. Oh, adesso mi diverto. Allora, eliminiamo questi qua con lo scudo, va che sono una grossa rottura. Perfetto. Esecuzione esemplare, direi. Abbiamo fatto tutto. Mi ha mandato la signora della riva? La regina ha detto di attendere che lo scontro finisse, ma gli orchi ci hanno... Hai visto? Le sue visioni si avverano sempre. Sì, ma ti avevo detto di... Avete qualcosa per me? La regina ci ha mandati qui per questo. Thank you.
Ok. Allora, fermi tutti ragazzi, perché è il caso di salutarci qua, che sennò questa puntata dura davvero troppo. È stata una puntata comunque molto bella, tanti filmati per carità e poco combattimento, ma siamo andati molto avanti con la storia, abbiamo visto delle cose interessanti, abbiamo sbloccato un'abilità veramente meravigliosa, perché mi è molto piaciuto quello che fa. Allora, ragazzi, detto questo, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e se vi sta piacendo la serie, d'accordo? Alla prossima!